Mister, buonasera. Ecco quanta amarezza c'è, quanta rabbia, un risultato che comunque veramente non scalfisce l'orgoglio del Pescara. Io dico che anche in 4 giorni difficili che abbiamo passato, privi di sapete, e con alcune assenze importanti che sul piano della struttura mentale e dell'esperienza, quindi l'assenza di Dulu, di Frascatore e anche Insigne che non era al massimo, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo soltanto avuto la colpa di non finire il primo tempo 2-0 perché abbiamo fatto una grande gara, perché abbiamo creato e non concesso nulla. Siamo stati sfortunati nell'episodio del 0-1 perché per l'ennesima volta è un gol irregolare, perché si vede trazione, fuori gioco, però poi puntualmente, quindi siamo andati in svantaggio in un'azione palesemente irregolare. Nessuno l'ha visto, però poi abbiamo rimediato la gara, abbiamo cominciato con lo stesso atteggiamento nel secondo tempo, abbiamo pressato tanto, abbiamo sbloccato la partita. Stavo per fare anche dei cambi, perché alcuni erano stanchi, vedi, meno sciabili. Prima c'è l'espulsione di Giambò, poi avviene anche l'espulsione di Gennaro, che a mio parere non c'entra nulla, e anche quell'azione parte da una posizione viziata e poi l'arbitro non decide subito. Non è che voglio parlare degli arbitri perché non mi piace, è un risultato che lascia l'amaro in bocca, perché anche in una condizione di inferiorità abbiamo giocato una grande gara, abbiamo dimostrato di non essere inferiori a questi, quindi c'è tanta amarezza, perché c'è tanta amarezza, la partita l'avevamo riportata anche con merito, ripeto, siamo stati disattenti in quel calcio d'angolo perché c'erano delle posizioni che non abbiamo rispettate, Raut e Dursi dovevano andare subito sull'angolo a due, però poi parte questo traversone e chi fa gol in fuorigioco, per favore andatelo a rivedere, quindi quando si subiscono dei gol irregolari non è che poi abbiamo subito chissà quali tiri in porta. Però abbiamo avuto il demerito di non chiudere il primo tempo 2-0 perché abbiamo fatto 5-6 palle gol importanti. Senta, mister, una domanda. È chiaro che insomma nel finale è successo di tutto, tanti episodi, lei ha anche ragione. Io volevo dire che dal punto di vista proprio tattico, a me è sembrato per 70 minuti il Pescara più ordinato e più equilibrato della stagione, d'accordo? Ma abbiamo fatto una buona gara, non lo so, noi perdiamo l'equilibrio difensivo quando regaliamo dei palloni sciocchi, oggi ne abbiamo fatti molto, ma molto meno, abbiamo pressato, abbiamo difeso bene, ripeto, anche in una situazione di emergenza, abbiamo subito un gol irregolare quando 2 o 3 volte dovevamo passare in vantaggio noi. Eppure la squadra non si è mai disunita, ha recuperato la gara, poi l'ha ribaltata. Rimane soltanto questa piccola delusione perché gli ultimi minuti li potevamo gestire con più attenzione, anche se, ripeto, abbiamo subito il gol del 2-2, è irregolare, quindi adesso qua in C non c'è nulla, quindi uno Lei si dice lamenta. il gol di Lanini, quindi si riferisce al gol di Irregolare, Lanini. guardatelo, per favore, guardatelo, noi commettiamo una disattenzione perché non andiamo subito su un angolo a due, a rispettare delle posizioni con i tempi giusti, quindi loro ce la giocano, scambiano e poi mettono questa palla dentro l'area di rigore dove c'è l'inizio della partita cambia. Ma è un peccato perché veramente stavamo cambiando, erano già pronti Nzita e Rizzo, ci saremmo messi a quel punto con un 3-5-2, perché Memusciai era un po' stanco, con Memusciai e Giambò. Però poi è chiaro che prendi il 2-2 e questo non l'abbiamo più potuto fare. Poi da lì in poi non si è capito nulla più perché è una serie di decisioni cervelloniche che ci hanno lasciato anche il 9. L'ingresso di Raddrezza forse vi ha messo un pochino più in difficoltà perché giustamente diceva anche Massimo Profeta per 70 minuti il Pescara è stato ordinato, preciso. Poi l'ingresso di Raddrezza forse vi ha un po' destabilizzato. Ma non ci ha destabilizzato, hanno preso un po' di campo perché un po' la volontà sul 2-1 di gestire la partita e quindi abbiamo perso 10-15 metri, ma non è che ci hanno creato chissà che cosa, ma la cosa brutta è che veramente si erano già alzati Rizzo e Nzita per cambiare, perché mi ero reso conto che in quel momento dovevamo gestire la partita e giocare con Ferrari e Rauti, quindi rimpolpare il centrocampo perché Memusciai, ripeto, era stanco, però poi quella disattenzione e quella irregolarità nell'azione del secondo gol ha
ha fatto cambiare questi piani, perché ci può stare che l'avversario sul 2-1, un avversario come la Reggiana, per la prima volta con qualche giocatore davanti offensivo possa prendere 10 metri di campo, ma non è che c'erano chissà creato chissà quali problemi. Certo che per 10 minuti sul 2-1, dopo il 2-1, non siamo stati padroni della partita, ma ci può stare, bisogna avere la capacità di soffrire. Ci stavamo predisponendo attraverso i cambi a fare 12-15 minuti di quel tipo di partita, quella che loro hanno fatto per 70 minuti, e poi questa disattenzione nostra, ripeto, perché non siamo andati sull'angolo a due subito, unito a un gol palesemente irregolare, per favore rivedetelo, perché cioè, gli assistenti sono messi lì per vedere questo, ma se non vedono neanche questo, quando oggettivamente ci sono, è pure facile vederli, e quindi si subiscono prima e secondo gol, sono irregolari. Poi calcio di rigore non lo so perché l'ha dato in netto ritardo, pur essendo vicino all'azione, a me ha detto che si è confrontato lui tramite le radioline, si è confrontato con chi? Col guardaline che era più distante di lui dall'azione, non l'ha fischiato subito, ma di sicuro non c'era l'espressione di Gennaro, perché quel tipo di falli, e quindi errori su errori, ma non è che la partita l'abbiamo persa per quello. È chiaro che certe cose sono decisive, rimane l'amarezza, perché anche non a pieno organico abbiamo giocato una grande partita, ne abbiamo messi sotto, abbiamo avuto il demerito di non chiudere il primo tempo subito 2-0, perché abbiamo sciupato situazioni importanti. Quando si perdono le partite, quando una squadra perde le partite così come l'abbiamo persa noi, perché l'avversario non ti mette sotto, perché tutto avviene in un modo estemporaneo, episodico, anche sfortunato e con errori, quando fa la prestazione mentalmente si rimane con un atteggiamento giusto, perché il percorso che stiamo facendo è giusto. Chiaro che loro adesso sono primi, sono andati 5 punti avanti, ma siamo appena alla settima giornata, sapete veramente di quant'acqua deve scorrere sotto i ponti. Noi sappiamo di essere competitivi, in questo momento non ci sta girando bene pur giocando delle partite buone, perché non voglio parlare, oggi siamo incappati in queste situazioni, ma la partita con la Vispesa, il gol annullato di Dursi, cioè stiamo trovando non decisioni favorevoli, un po' penalizzanti, e poi chiaramente quando c'è equilibrio le partite cambiano, perché è normale. Rivedete i due gol di oggi, sono tutti e due irregolari. Il primo lo prendiamo con la difesa piazzata, si lascia l'inserimento, perché quando parte la palla è palesemente oltre alla linea a tutti, e quindi lo lascia. Io dalla panchina inspiegabilmente dico: ma perché l'ha lasciato? Bastava assorbire la traiettoria. Invece poi vedo la dinamica dell'azione, il passaggio, quello in fuorigioco, ma perché lo dovrebbe seguire? La regola è quella. Quindi si riparte, come ho detto prima, si riparte dalle positività tante che abbiamo, continuando a lavorare, recuperando un po' tutti. La strada è lunga, questo è un Pescara che c'è, battaglierà. Poi non è che possiamo sempre essere così palesemente, diciamo, penalizzati negli episodi. È chiaro che noi dobbiamo prestare più attenzione, perché prendere il gol del 2-2 e dimenticarsi delle posizioni su un calcio d'angolo battuto velocemente da loro, ok, ma ci sono delle posizioni stabilite, se l'avversario va in due dobbiamo andare subito in due, si sanno i compiti, se uno se ne dimentica e dai la possibilità del fraseggio, poi magari succede quello che succede, anche se, ripeto, anche il secondo gol è fuori gioco. Senta, io vorrei tornare un pochettino indietro, lei rimpianti 2-0 il primo tempo eccetera. Non ho la sensazione che qualche volta il palleggio è un po' lentino, la palla scorre un po' lenta? Dopodiché è vero tutto, quasi tutto quello che dice lei, ma 3 o 4 ripartenze in superiorità numeriche ci sono state, quindi c'è più che qualcosa forse nella fase difensiva. Queste ripartenze le abbiamo fatte anche noi. Il palleggio, come dice lei, in alcuni momenti con gli spazi chiusi, dove un po' si rallenta, lo hanno fatto per 70 minuti loro, senza mai riuscire alla mossa. Sono fatti che estemporanei, che non determinano l'economia delle gambe. Poi è chiaro che alcune cose le dobbiamo migliorare, ma ciò che facciamo noi, le due cose che ha detto lei, in questa categoria le fanno anche gli altri. Non è che abbiamo subito ripartenze velenose, è normale che si regali una palla in mezzo al campo facile perché viene persa, ma lo hanno fatto anche loro, ma dietro la nostra pressione abbiamo recuperato e siamo andati per un attimo in superiorità numerica.
sono cose abbastanza normali. Chiaro che se non facessimo quelle, anche quelle cose, quindi se velocizzassimo di più il gioco, se evitassimo di sprecare in alcuni momenti palloni banali, però prima è stato detto che questo è sembrato un Pescara il primo più equilibrato, adesso sembra che invece la realtà è un'altra. Abbiamo fatto un'ottima gara, poi gli errori si fanno perché sono errori individuali e perché siamo in Serie C, quindi ci sta che qualcuno possa commettere dal punto di vista tecnico qualche errore in più, però poi nell'economia della gara Pescara ha fatto una grande partita e dispiace veramente averla persa, perché poi si è finita proprio male. No, mister, mi perdoni, diciamo, per la storia del pelo nell'uovo e per cercare anche di capire, per esempio, non è la prima volta che vedo che sposta De Marchi sull'esterno. Ecco, lei è convinto che possa fare quel ruolo piuttosto che un altro? Il primo cambio è per mettere forze fresche. Clemenza ha giocato 95 minuti a Gubbio, una partita molto intensa, forse era un po' pagato, non era il solito Clemenza. De Marchi stava facendo bene, al di là delle possibilità che ha avuto di fare gol. De Marchi può giocare ovunque, poi noi non giochiamo con gli attaccanti esterni che giocano sul binario laterale, quindi De Marchi può fare tanti ruoli. In quel momento è andata bene perché alla prima percussione abbiamo trovato il gol con Ferrari, una palla di gioco. Infatti. E dobbiamo gestire la partita lì, Ci sta che in quel momento sul 2-1 l'avversario si possa alzare, possa mettere dei giocatori offensivi in più. Dobbiamo solo gestire la partita con un po' più di attenzione nell'azione del secondo gol, ripeto, su quell'angolo a due, che poi è fuori gioco. Avremmo cambiato, ci saremmo messi con un 3-5-2, sarebbe uscito De Marchi, avremmo giocato con Ferrari e Rauti, avremmo rinforzato il centrocampo e gestito la partita senza mai rinunciare a giocare. Purtroppo le fatalità, quindi cambia l'inizio della gara con un episodio per l'ennesima volta palesemente irregolare, quindi tutto quello che avviene dopo non conta più, perché poi succede veramente un disastro, perché poi l'arbitro prende delle decisioni assurde. Compresa anche quella di Giambò, perché anche il fallo di Giambò loro ne hanno fatti tanti così, pronti via. Eppure non ha avuto lo stesso metodo di giudizio, lo ha avuto alla fine, quando la partita ormai era incanalata, noi con due giocatori in meno. Ecco, le volevo chiedere, mister, di loro. Rosso diretto? Doveva farlo anche prima, perché, mister, perché c'erano le condizioni in cui si poteva dare qualche ammonizione in più a loro. Mister, ma rosso diretto? Era rosso diretto quello a Giambò? Quello di Giambò non è rosso diretto, è giallo rosso. No, rosso diretto sarebbe che ha fatto un fallo. No, chiedevo. Cioè, però lo stesso metodo di giudizio non ha usato con loro. Ho capito. Però può succedere. Andiamo avanti perché non si è deciso nulla. Questa è una squadra che ha qualità, l'ha dimostrato anche stasera. Quindi vedremo. Il campionato è molto lungo, non è che potremo sempre incontrare situazioni in cui, insomma, subiamo delle reti regolari.